Non si tratta di omicidio, questo sembra emergere dall'autopsia sul corpo di Felice Lauriella, 60enne trovato morto a Montesano sulla Marcellana la scorsa settimana. Oggi la sua comunità lo saluta per l'ultima volta. Le piste degli inquirenti della Procura della Repubblica di Lagonegro sono verso l'incidente domestico oppure verso un gesto estremo da parte del 60enne. Ricordiamo che Lauria è stato trovato in un casolare a Montesano sulla Marcellana nella frazione Scalo dopo che la sorella aveva lanciato l'allarme in quanto non aveva sue notizie da alcuni giorni e aveva indicato l'edificio come possibile luogo di ritrovo. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina e quelli della stazione di Buonabitacolo si sono diretti sul posto e hanno trovato il cadavere carbonizzato su un materasso. Non solo, anche tracce di sangue in bagno. Per questo motivo hanno disposto il sequestro del casolare, ovviamente anche della salma. Dopo l'autopsia e i rilievi nell'edificio, la pista dell'omicidio è tramontata. Restano quindi le altre due piste, quelle dell'incidente domestico e del gesto estremo.